Ciao amici, eccoci al quarto episodio di Ristrutturiamo casa di nonna. E se ancora non avete visto gli altri video, vi invitiamo ad andare sul nostro canale a vedere quello che stiamo combinando per trasformare questa casa. Oggi è il quarto giorno di lavoro e se avete seguito il video precedente abbiamo passato il quarzo con la prima lasatura. Oggi è il turno di fare la seconda passata. Andiamo a vedere un po' il risultato finale. Eccoci a fine giornata dopo 9 ore e mezza di lavoro. Fatti vedere. Come va la stanchezza? Tranquillo. Ragazzi, non lo posso fermare. 9 ore che lavora e non si vuole fermare. È pazzo. Ok ragazzi, anche per oggi è andata. Seconda passata fatta in tutte le stanze. Quindi ci vediamo domani. Ta-da! Nuovo giorno, nuovo lavoro. E oggi si pittura. Iniziamo dalla camera da letto. Vamos! Primo step, incartiamo. Ecco il risultato, missione compiuta. Adesso siamo pronti. Adesso è il momento di preparare il fissativo e lo diluiamo con l'acqua. Vamos! Momento di passarlo. Vediamo cosa combineremo, o meglio combinerò. Passiamo qua, proprio molto professionale. E via! Delle parti superiori. E dopo aver passato il fissativo isolante nella camera da letto e nella cucina, non ci resta che aspettare dalle 3 alle 4 ore. E nel frattempo andiamo a vedere Mirko cosa sta facendo nel bagno. Adesso andiamo a sostituire i nostri vecchi tubi con dei tubi in PVC. Qui abbiamo la nostra macchinetta. Iniziamo subito il nostro capolavoro. Allora, questa arriva a 300 gradi. Bisogna fare forza. Ok. Aspettare, contiamo fino a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Hai studiato? Ok, wow, ecco la nostra saldatura. Grande Mirko, tutto fare in azione, sembra lo scettro di un re, sei seduto sul trono. Questi sono i capelli di Alessia, li attorcigliamo per benino sul nostro tubo. Ecco perché mi mancava una ciocca di capelli. Sì, l'ho tagliata stanotte. Bravo. Thank you.
Ci siamo quasi? Facci vedere un po'. Passate le 3 ore e adesso passeremo una pittura traspirante di colore bianco in tutte le pareti. Ma vogliamo chiedervi un consiglio. Che colore possiamo fare? La camera da letto? Accettiamo i vostri consigli, ma questo lo vedremo nel prossimo video.